Raduno Macchine d'epoca Mussomeli, 1 ottobre 2017. Vittorio Catania, uno degli organizzatori soci del club Tre Torri di Mussomeli. Siamo già a mezzogiorno. In questo momento la situazione com'è e come proseguirà? Allora, abbiamo raccolto circa una quarantina di auto provenienti da diverse province della Sicilia. Abbiamo gente di Canicattì, Grotte, Sutera, Campofranco, San Giovanni Gemini, Cammarata, Casal Termini, Mussomeli, ovviamente tutti i cittadini mussomeli che hanno un'auto storica, sia che erano iscritti al club, sia che non erano iscritti, sono intervenuti. Adesso abbiamo terminato tutte le iscrizioni, faremo un giro per le vie di Mussomeli, andremo nella parte alta di Mussomeli. Quest'anno abbiamo scelto di fare il raduno qui proprio per movimentare una bellissima zona del paese che spesso magari è più emarginata perché non fa parte della zona, diciamo, alta del paese, quindi dove gli spazi permettono di fare manifestazioni più corpose. E ci siamo trovati benissimo, abbiamo trovato una collaborazione da parte di tutti i cittadini che in altre zone del paese magari non c'è. Ci hanno lasciato i posti vuoti per le macchine già da ieri sera e ordinatamente stamattina quei pochi che avevano parcheggiato davanti a casa hanno tolto le auto per permettere di mettere quelle storiche. E adesso ci muoveremo per fare un giro anche nella parte alta del paese, dopodiché ci muoveremo verso Sutera, dove faremo un giro per le vie di Sutera e poi andremo al ristorante. E dopo il ristorante ci saranno Allora, premiazioni. nel ristorante ci sarà, sì, intanto una targa al ricordo a tutti i partecipanti. Abbiamo avuto anche la visita del sindaco poco fa, che è venuto a ringraziarci per l'animazione fatta in questa zona. Quindi ci sarà la targa ricordo a tutti e un sorteggio, un piccolo sorteggio che abbiamo previsto per tutti i partecipanti. Allora Enzo, che macchina siamo qui come macchina d'epoca? Un MG 1600, Vediamo un una po' chi è il delle proprietario. Andiamo alla più ricerca del. belle macchine che sono oggi qua al raduno. Con la sua macchina, questa che risale a quale? 1963. 63, significa quanti anni sono trascorsi? 53 anni, Quindi 54 dopo mezzo secolo, ecco, di esistenza in vita ancora si presenta al Sì, è raduno qui nel quartiere di Sant'Enrico a Mussomeli. È la sua prima macchina che ha acquistato? No, assolutamente no. La mia prima macchina che ho acquistato nel 1987 era una 1100E del 52. Quella col musone, i fari sul parafango. Da lì poi è stato un'escalation, proprio è stata E questa perché l'ha trattenuto? un'escalation. Non so, forse perché molte mi ricordano l'infanzia. E poi guidare una macchina di allora dà altro tipo di soddisfazione, perché bisogna guidarle. La macchina non la devi sentire. Quelle di ora si guidano da sole. Questa è una macchina che fa ancora i 200 orari pieni perché ha un 3008 di cilindrata, è un 6 cilindri ed era la macchina della polizia inglese. Gran bella macchina, eh? Ormai se ne vedono poche in giro.
la tiene nel garage, certo, rigorosamente assieme alle altre, cioè resta ferma fino a partecipare ai successivi raduni. A quanti raduni ha partecipato? No, io raduni così in paese pochi, però in genere faccio le gare nazionali, tipo ho fatto un paio di 1000 miglia. Con questo ho fatto 2 volte il Giro di Sicilia, la targa proprio storica, e basta, e poi la uso quando ne ho voglia, quando mi va di usarla, mi ci faccio il giretto. Ok, grazie. Ed ora il corteo delle macchine d'epoca fanno il giro del paese dalla via Santa Maria Annunziata. Ecco che ora passano alla via Trieste in direzione, attraverso le vie interne del paese, in direzione di piazzale Moncibello. Ed ora le macchine attraversano appunto la via Trieste, dove c'è la nostra postazione.
macchine d'epoca in corteo in direzione di Piazzale Moncibello. Sono diverse, tante le macchine partecipanti, dei paesi vicini ed ecco che anche qualcuno da lontano è arrivata a questo raduno, giunto ormai alla decima edizione ed organizzato dal club Auto Tre Torri Mussomeli. Organizzata appunto dai suoi promotori Gero Bellanca, Antonio Ferro e Vittorio Catania. Anche Carmelo Barba sopra l'equipaggio. Se Carmelo, anche lei sopra l'equipaggio, anche lei sopra macchine storiche d'epoca. Enzo, siamo in servizio. Un saluto anche dall'autista. Che emozione si prova sopra una macchina d'epoca? Devo confessarti che è la prima volta una macchina d'epoca, nell'epoca in cui siamo. Vorrei salutare tutti i lettori del Patto del Vallone, Patto Nisseno. Lo hai già fatto tu, il Patto del Vallone, il Patto Nisseno. Nel servizio con le macchine d'epoca. Prendi il cruscotto quando si vedrà. Va fare, perché corrente.
Ed ora tutti i partecipanti al raduno organizzato dal club auto d'epoca Tre Torri Mussomeli, tutti i partecipanti in direzione verso il pranzo. Dobbiamo ricordare che dopo il pranzo ci sarà la premiazione e la consegna dei ricordini. A ricordo appunto del raduno del 1° ottobre 2017 organizzato qui a Mussomeli.